Buongiorno a tutti, direi di iniziare puntualissimi, è mezzogiorno. Oggi abbiamo il webinar organizzato da Essintel per parlare di quella che è la parte di cyber security in ambiente IoT. Ci sono io, Francesco Tieghi, di Servitecno, una società che vende soluzioni per automazione industriale e la cyber security sia in ambiente OT che in ambiente IT. Lo facciamo da circa una quarantina d'anni, quindi ci riteniamo abbastanza esperti. Insieme con me c'è Fabio Canevarolo di IFIN Sistemi, che è stato coinvolto in quanto grande esperto di blockchain. Non so se Fabio forse vuol fare un saluto. Buongiorno a tutti. Ok, io direi di partire subito, così sfruttiamo il tempo a nostra disposizione e eventualmente ci fossero delle domande, ci teniamo un po' di tempo alla fine per andare a trattarle. Questa qua è l'agenda dei brevi interventi che avremo oggi. Sarà una piccola parte introduttiva, qualche esempio e poi andremo a trattare la parte di possibili minacce, possibili soluzioni. Poi passerò la palla a Fabio per la parte di presentazione relativa a blockchain. Mi piace molto partire con queste immagini quando si parla di cyber security, soprattutto quando si parla di cyber security nell'ambiente dell'IoT. E anche la frase che probabilmente avrete già visto in giro, la trovo molto significativa. Quindi nell'acronimo IoT, la S, che ovviamente non esiste, sta per security. Perché diciamo questo e mostriamo l'immagine di questa automobile? Questa è un'automobile costruita nel 1902, quindi prima dell'inizio della produzione in serie. Come probabilmente qualcuno di voi saprà, queste automobili erano costruite da degli artigiani, quindi avevano le ruote in legno, il telaio in legno, i fari erano fatti con degli stoppini collegati a delle bottiglie d'olio, non c'erano ovviamente cinture di sicurezza, non c'erano specchietti, airbag, tutta la tecnologia che conosciamo oggi. Soprattutto non esistevano il codice della strada e anche le strade non erano sicuramente quelle asfaltate a cui siamo abituati oggi. Esistevano però invece motori molto potenti che permettevano di raggiungere delle velocità molto elevate. Questo è il motivo per cui prima del 1910 su 10 persone che compravano un'automobile, 8 morivano in un incidente stradale. Ecco, oggi siamo più o meno in questa situazione, nel senso che l'IoT ci sta dando dei motori potentissimi. Ma manca davvero, davvero tanto sulla parte di security e regolamentazione, sia sul singolo device che a livello di standard che possano, diciamo, omologare l'aspetto sicurezza per l'ambiente IoT. Quando parliamo di IoT, spesso e volentieri vengono in mente subito gli oggetti consumer, quindi dal braccialetto che trasmette i parametri di corsa e i parametri vitali e lo spazzolino da denti, sicuramente oggetti interessanti, ma quello su cui ci dobbiamo concentrare sono quelli che hanno poi realmente un impatto sulla società e sul business. Oggi parliamo di smart, riferendoci a semafori, illuminazione, parliamo di macchine per il caffè o piuttosto che le serrature delle camere. Possono sembrare, soprattutto queste ultime due, degli oggetti vicini a quello che è il braccialetto, ma non lo sono, perché vanno ad inserirsi in delle reti che devono essere protette da tutto. Talvolta può essere creare un nuovo punto di ingresso e non andare a trattarlo nella maniera corretta, può essere veramente il buco da cui possono entrare possibili minacce o anche incidenti informatici. Ecco, è importante parlare non soltanto di minacce informatiche, ma di incidenti informatici, soprattutto se parliamo di sistemi di questo tipo, quindi di infrastrutture critiche. Non dobbiamo soltanto temere il fatto che un hacker possa entrare nel servizio, nell'applicazione che regola i semafori, ma dobbiamo preoccuparci che l'applicazione stessa rimanga sempre in piedi, cosa che non è banale. Anche in questa frase, in questa slide, abbiamo un dato che avrete sentito dire tante volte,
probabilmente anche con dei numeri differenti, i famosi 20 miliardi di oggetti connessi in rete entro il 2020, qualcuno dice 50 entro il 2024. Questo non è tanto importante, la cosa importante è che finalmente ci si sta muovendo per creare delle certificazioni per questi oggetti. È un primo passo. A mio modesto parere è assolutamente un'operazione che ha dei grossi limiti, nel senso che non è l'oggetto in sé che va certificato, ma è il sistema. Quindi l'oggetto inserito, l'oggetto anche certificato, ma inserito in un sistema che ha delle falle, risulta comunque problematico. Però è comunque un primo passo in avanti. Questa è una delle problematiche, quindi non è il dispositivo che deve essere sicuro, ma tutto il sistema che deve essere sicuro. Un altro aspetto abbastanza interessante è che nonostante ci sia questa corsa alla certificazione degli oggetti, nel 2020 la previsione più ottimistica prevede che soltanto il 15% degli oggetti intelligenti avrà realmente questa certificazione. E vedremo successivamente anche quali sono i motivi di questo ritardo. Quindi, dove andare a pescare quelle che sono questi standard o queste normative che verranno, chiamiamole best practice per il momento, perché non c'è ancora praticamente nulla a livello di normativa. Il documento probabilmente più efficiente in questo ambito è il NIS-TIR 8002, è ancora in fase di draft, è un documento prodotto dal NIST, che qualcuno di voi conoscerà come il National Institute of Standard Technologies. Il NIS-TIR, come vedete, è nel draft, febbraio 2018, nel giro di 6 mesi dovrebbe uscire la versione definitiva, quindi diciamo che la attendiamo per subito dopo l'estate. Questo documento lo trovate disponibile sul sito del NIST già la fase di draft. Se vi dovesse poi interessare la versione definitiva, lo troverete lì, oppure quando uscirà, sicuramente noi di Servitec faremo dei white paper o della documentazione a riguardo. Quindi quello che vi consiglio è se volete collegarvi con noi tramite LinkedIn o seguendo il nostro sito, sicuramente sarete aggiornati quando uscirà il documento definitivo. Vedremo qualche esempio che viene riportato da questo white paper, chiamiamolo così. Lo vedremo più avanti, ma vediamo prima quelli che sono i concetti base che sono espressi da questo documento. Queste sono 3 parole che voi ovviamente avrete visto tante volte parlando di cyber security, quali sono le priorità in ambiente IT come in ambiente OT. La confidentiality del dato, l'integrity e l'availability sono i 3 fattori fondamentali. L'acronimo CIA. In italiano potreste aver sentito READ, quindi riservato, integro e disponibile. In ambiente OT i principi erano gli stessi, semplicemente ribaltati. Quindi non era READ, non era la riservatezza del dato, ma la disponibilità, la prima in ordine. Ma diciamo che i concetti di base erano questi. Il NIST ci fa fare, il NIST 8002 ci fa fare questo salto in avanti, introducendo delle parole che sicuramente a Fabio torneranno molto familiari, e infatti dopo approfondirà lui il discorso blockchain, che coinvolge assolutamente questi 3 nuovi concetti, che quello di authentication, di no reputation e di integrità del dato. Questi sono, authentication e no reputation sono i 2 fattori chiave che sono stati inseriti. Il NIST 8002 è stato creato per mostrare quelle che sono delle applicazioni esistenti e le problematiche che potrebbero insorgere, ma soprattutto le applicazioni a tendere, cioè dove stiamo andando. Abbiamo qua alcuni esempi che sono stati presi da questo draft. Questo è un esempio molto parlante. Qui parliamo di medicina di precisione, che non vuol dire soltanto creare un farmaco ad hoc, che è comunque una delle direzioni verso cui sta andando l'industria farmaceutica, ma vuol dire avere un intero sistema a servizio dei singoli pazienti, dei dottori e della collettività. Questo perché
Ad oggi ci sono aziende anche con sedi in Italia. Voi sapete che in Italia siamo tra i maggiori produttori di principi attivi e di farmaci nel mondo. E siamo molto attivi anche sulla parte di ricerca, quindi in ambito, lo chiamano Pharma 4.0, visto che il suffisso fa sempre piacere. 4.0, da una parte lo smart, dall'altra sono indicativi di quali tecnologie stiamo andando a riferirci. Ad esempio, in questo schema è rappresentato quello che potrebbe essere un'architettura di base per un farmaco IoT, che quindi potrebbe avere un blister IoT che segnala ogni volta che viene blisterata una pastiglia, facendo che cosa? Avvisando il mio medico che la pastiglia è stata presa, mettendomi le note sul telefono che la pastiglia è stata presa, e mettere un allarme per il prossimo turno. Addirittura, quando poi la pastiglia viene presa, potrei avere sia con dei dispositivi wearable, ma anche in ottica futura, anche internamente, della sensoristica che rilevi i miei parametri vitali per monitorare quelli che sono i risultati dell'assunzione del farmaco stesso. Dati disponibili ovviamente non solo a me, ma al mio dottore, a una collettività. Possiamo proseguire andando avanti dicendo che questi dati anonimizzati possono essere assolutamente utili per creare dei database per andare a implementare lo sviluppo dei farmaci piuttosto che verificare in casi omologhi da una parte all'altra del mondo come vengono trattati pazienti che hanno patologie similari e hanno un quadro clinico più o meno assimilabile. Ecco, vedete che questa è l'applicazione nel suo tendere, cioè come diventeranno i principi di distribuzione del farmaco. Questi sono tutti quelli che vedete illustrati in figura, sono tutti i passaggi che devono essere fatti. Quindi dal singolo cliente i dati come viaggiano sia verso dei database della casa farmaceutica, che verso il mio specialista, che verso dei database generali in cui vengono raccolti i dati per modificare o implementare determinate terapie, tutti questi dati qua chiaramente devono rispondere ai principi che abbiamo visto prima. Quindi devono essere dati certi, autenticati, che non possono essere variati, perché stiamo parlando di salute umana. Ci sono anche tanti altri casi in questo documento, riguardano anche, ad esempio, i veicoli connessi. Non si parla di guida autonoma, parliamo di veicoli connessi. Entro il 2024 tutti i veicoli dovranno avere una SIM a bordo, non per far guidare l'auto da sola, ma per poter comunicare quelle che sono le posizioni, andamento, motivi assicurativi. Insomma, ci saranno pacchetti dati che viaggeranno tra le automobili e l'infrastruttura semaforica e le segnalazioni, tra una macchina e l'altra. Tra la macchina e il telefono, insomma, pacchetti dati che viaggeranno e la nostra automobile, insomma, necessita di essere sicura, come tutti i pacchetti dati che viaggiano dall'automobile o verso l'automobile. Questi sono solo esempi. L'illuminazione è un altro esempio su cui si sta lavorando tantissimo in Italia. Quanti articoli vediamo ad oggi di smart cities che partono da dove? Tutti quanti partono dall'illuminazione, quindi creare un'illuminazione intelligente. Lampioni che hanno della sensoristica a bordo e quindi rilevano quando è il momento di accendersi, quando no, qual è il grado di intensità che devono raggiungere. Capite bene voi che l'illuminazione di una città o di un tratto stradale ha una determinata importanza, che non può essere lasciata da parte. Qui abbiamo altri esempi relativi a altre apparecchiature mediche per l'assunzione del glucosio. Questo è un esempio molto interessante. È un esempio molto interessante perché ci porta alla luce una problematica che è quella che abbiamo visto prima, della certificazione. Quindi si va verso la certificazione della sensoristica e degli oggetti IoT. Ma le stime più ottimistiche dicono che nel 2020 solo il 15% degli oggetti avrà questa certificazione. Perché? Perché quando abbiamo sistemi disomogenei tipo questi, per la building automation, su alcuni settori, come anche quello delle luci purtroppo, o quello della videosorveglianza, piuttosto che
l'HVAC o i sistemi per fire detection. Spesso e volentieri i dispositivi o i sensori sono di basso livello, perché spesso e volentieri è una gara al prezzo, quindi provenienti spesso e volentieri dall'Asia e poco rispondenti a quelli che sono dei parametri di sicurezza. Vi ricordo una delle problematiche in corso lo scorso anno agli account di Twitter, perché era stata, passatemi il termine, ingorgata, erano ingorgati i server. Perché? Perché telecamere provenienti dalla Cina, quindi facilmente hackerabili, non si è utilizzato neanche un sistema per andare a pescare le fonti video, perché l'obiettivo non era ottenere le fonti video. L'obiettivo è stato quello di dirottare le fonti video su dei server, creando quindi dei volumi di traffico non sostenibili che hanno fatto incantare i server, e quindi c'è stato il disservizio. Quindi, su sistemi disomogenei come questi, dove esistono sensori di brand differenti, protocolli di comunicazione completamente differenti, sicuramente le applicazioni risultano molto complesse, soprattutto se poi devo andare a far parlare tra di loro questi sistemi, perché qui si parla di tutti i sistemi isolati, singoli, ma a tendere questi sistemi non devono essere singoli. Cioè, il sistema di videosorveglianza normalmente deve essere collegato al sistema d'allarme per l'antincendio, come l'HVAC può essere benissimo controllato e collegato con il controllo accessi, piuttosto che con i sistemi di prenotazione delle sale o degli uffici, anche in ottica smart working o remote working, per definire i volumi minimi e quindi una maggiore efficienza energetica. Insomma, si tratta tutti di sistemi isolati, creati inizialmente per vivere in maniera indipendente, ma che invece devono andare ad integrarsi. Qui parliamo di building automation, sistemi molto simili a questi, cioè diciamo paragonabili a questi, sono i sistemi che noi troviamo in ambiente di fabbrica, dove troviamo sì l'HVAC, sistemi antincendio, e poi troviamo tutti i segnali che arrivano da PLC, macchinari, insomma, tutta una serie di tecnologie di origini diverse. E le minacce arrivano dappertutto. Le minacce, insomma, abbiamo detto, arriva dal singolo dispositivo, che può essere un punto d'accesso, ma possono benissimo arrivare dall'interno, non solo per motivi insomma, legati a una ripicca di un dipendente, piuttosto che qualcosa che è stato fatto con dolo e con volontà, ma assolutamente possono essere anche delle problematiche che incorrono perché c'è una cattiva gestione dell'interfaccia, del software, o semplicemente un operatore sbadato che svolge delle operazioni non corrette. Ecco, quello che vorrei far capire è che questi tre, i processi, le tecnologie e le persone, sono collegate tra di loro anche da interfacce che devono essere curate. Vi faccio un esempio molto pratico. Le people, le persone, la tecnologia sono collegate tra di loro da Human Machine Interface. Ecco, oggi si parla molto, quindi il pannello. In macchina si parla di Man Machine Interface, il pannello che abbiamo dentro la nostra automobile. Oggi si parla tantissimo di user experience. Perché quello che si è verificato è che tanti errori derivano dal fatto che le schermate non sono chiare e sono mal disegnate. Sono state disegnate magari da programmatori che poi non sono le persone che la utilizzano. E quindi invece l'utilizzatore vero e proprio incorre in errore perché la schermata è mal disegnata. Quindi la user experience ci porta a invece creare delle schermate che tendono a ridurre il più possibile il margine di errore. Oggi queste problematiche sono sempre maggiori perché, come detto, si sta andando sempre più su mobile, su telefonino, su tablet, e quindi si devono andare a creare delle schermate che sono totalmente differenti da quelle che erano presenti una volta nelle antiche ormai sale di controllo. Le minacce sono quelle che più o meno conosciamo tutti. Come detto, qui parliamo di non solo di attacchi, ma di incidenti informatici.
l'hacker che attacca il singolo sistema. Esiste ancora, ovviamente si parla di spionaggio industriale, ma diciamo che se ne parla quasi esclusivamente in ambienti diciamo, molto critici e dove si va a mirare veramente con il lanternino un singolo soggetto. La maggior parte delle problematiche sono relative a fenomeni di phishing, dove quindi i malware, dove i virus vengono sparsi a macchia d'olio sperando di pescare qualcosa nel mazzo. Ecco, io una cosa che spesso e volentieri faccio quando abbiamo degli speech in ambito cyber security, quindi quando ho davanti a una platea, chiedo per alzata di mano quante persone sono rimaste scottate direttamente e vedo sempre pochissime mani alzate. E allora la domanda che pongo successivamente è: allora perché siete venuti a sentire qualcuno parlare di cyber security? La cosa importante è non essere reticenti, non essere omertosi. Abbiamo bisogno di statistiche e di dati relativi a queste cose qua. Bisogna denunciare gli attacchi, bisogna creare una base statistica per far capire alla massa critica che questo problema esiste. Giusto per capirci, la schermata centrale, quella nera, con le righe rosse tracciate, è uno screenshot del mio computer, perché in Servitecno è successo che abbiamo preso un CryptoLocker, eravamo preparati, quindi sapevamo che poteva succedere, e quindi quando è successo, diciamo che è giusto il tempo di fare un paio di screenshot da allegare alle nostre presentazioni, dopodiché abbiamo ripristinato il sistema perché avevamo delle procedure adeguate. Quelle che sono le minacce possibili sono veramente dappertutto. Qui vediamo un quadro generale, quelli che sono ambienti di fabbrica piuttosto che collegamenti esterni da collaboratori esterni, tecnici, programmatori. Vediamo in alto addirittura nella parte di office di un'azienda, la parte di phishing, poi potenzialmente si può propagare su tutti gli impianti. Quindi le minacce sono dappertutto e adesso andiamo a vedere come si affronta la problematica. Perché ad oggi non è più mi creo un muro invalicabile, mi chiudo dentro e lì sono sicuro e tutti i dati che devo portare fuori, controllo 10 volte la chiavetta e porto fuori i dati così. I perimetri non esistono più. I perimetri non esistono più perché la mobilità li ha completamente sbriciolati. Anche il fatto che questi oggetti smart, che siano anche i telefoni, gli orologi o come abbiamo visto prima, televisori smart, insomma, tutti gli oggetti che andiamo ad inserire stanno non soltanto sbriciolando il perimetro, ma inserendo tutta una serie di possibili punti di accesso. Quindi quello che bisogna fare è andare a porsi delle domande specifiche sulle tipologie di applicazioni che stiamo andando a proteggere. Non esiste la bacchetta magica. Noi di Servitech, in particolare lavorando soprattutto in ambiente industriale, dove c'è grande disomogeneità di brand tecnologici, quello che sosteniamo è che non è possibile parlare di security by product. Non è un singolo prodotto che mi risolve il problema, ma la security by design. Quindi cucito addosso un vestito come un sarto fa un lavoro di precisione. Non esiste di andare a comprarsi un vestito prefatto e poi attaccarci delle toppe sopra. Purtroppo va fatto un'analisi molto attenta dell'architettura, del sistema da proteggere e poi vanno prese le relative contromisure. Le relative contromisure che devono essere principalmente di due tipi. Allora, noi qua parliamo di piano A e piano B. Perché la barcavela? Perché la barcavela ha un piano A e un piano B. La barcavela va a vela, ovviamente, ma nel momento in cui viene a mancare il vento o ho un problema con la vela, posso utilizzare il motore quantomeno per tornare nel porto più vicino e mettere a posto la situazione. Quindi quello che diciamo noi è il piano A vuol dire fare tutto quello che è possibile per proteggere il proprio impianto da attacchi e incidenti informatici. Detto questo,
Come tutti voi sapete, l'attacco in ambito cyber security è sempre un passo avanti alla difesa. Quindi la minaccia è sempre dietro l'angolo ed è dietro l'angolo purtroppo anche, sono dietro l'angolo anche delle minacce che ancora non conosciamo. Quindi quello che è importante è avere un piano B, cercare di proteggersi, piano A, cercare di proteggersi al meglio, ma un piano B che vuol dire in quanto tempo sono in grado di ripartire. Questa domanda se la deve fare ognuno, perché ognuno ha una risposta diversa. In ambienti d'ufficio, probabilmente se perdo un'ora o due a ripristinare il sistema, non importa, basta che non perdo dati. Detto che dipende dal settore, perché in ambiente finance, perdere la linea per un'ora o due può essere letale, direi. In ambiente industriale, tante volte perdere la supervisione per un'ora o due non è tollerabile. Non è tollerabile perché se perdo la supervisione di un impianto di distribuzione dell'acqua, vuol dire che tutte le persone che utilizzano quel sistema per ricevere l'acqua a casa non ce l'avranno. Se perdo la supervisione su un impianto di produzione di un farmaco, perdo i dati relativi alla produzione e quel farmaco non sarà convalidabile alla fine quando il batch, quando il lotto sarà pronto. Se perdo il controllo della supervisione su una stazione di pompaggio del petrolio, piuttosto che su un'applicazione critica, rischio sia per quanto riguarda la mancata produzione o erogazione del servizio, ma anche per quanto riguarda la safety dei miei operatori. Pensiamo anche all'impianto siderurgico, che rimane sotto controllo, è molto pericoloso. Cosa dobbiamo fare quindi? La bacchetta magica, come detto, non esiste, ma domande, domande e ancora domande. Più domande ci facciamo, più domande verranno fuori, però bisogna porle agli esperti. Prima facciamo un'analisi nostra interna, seguiti da delle persone che ci possano consigliare. Ma domande come ho mai provato a eseguire una procedura di ripristino? Sono protetti, conosco a menadito tutta la mia architettura, l'ho tracciata completamente. Come proteggo un PC o l'altro? Come è protetta la mia linea produttiva? Sono tutte domande che dobbiamo porci e porre agli esperti. Per quanto riguarda quelle che sono le tecnologie in uso oggi e quelle che potranno essere utilizzate domani, questa è una tabella, questa è dell'anno scorso, quindi potrebbe esserci stata qualche variazione. Però voglio dire, ormai sulla colonna di sinistra vediamo delle tecnologie che sono ritenute standard, anche se mi chiedo io se l'80% è uno standard dell'antivirus, perché l'80% di PC è coperto dall'antivirus e non il 100%? Comunque vediamo sulla sinistra delle tecnologie che oramai sono ritenute di grande diffusione. Sulla destra ne troviamo alcune in cui vediamo comincia ad esserci dell'interesse. E qualcuno comincia a guardarci dentro. Se devo essere sincero, quelle che di più si parla in questo momento sono la parte di anomaly detection, sicuramente vulnerability scanning, che è probabilmente il primissimo passo che va fatto per avere dei progetti vincenti in ambito cyber security. E qua manca, ma andrei io sicuramente ad inserire un importante piano di backup e disaster recovery. Quindi queste sono le tecnologie che sono già all'uso nel momento, quelle sulla parte di sinistra, sulla parte di destra sono quelle per cui le aziende stanno programmando di muoversi. Si tratta, rispetto a quelle di sinistra, di piattaforme. Diciamo più impattanti, anche se alcune in realtà sono totalmente passive, tipo l'anomaly detection è un processo che si può fare in maniera totalmente passiva, ma prima di fare realmente anomaly detection, ottenere dei risultati, devo tracciare completamente quella che è la mia architettura, creare delle whitelist sui volumi di traffico o le operazioni che possono essere svolte da un utente o dall'altro. Insomma, c'è del lavoro di preparazione dietro da fare prima di poter avere attivo una piattaforma per l'anomaly detection. Però altre invece sono molto più attuabili. La seconda in ambito di programmazione
il Control System Enhancement e Upgrade Service, vuol dire tenere sempre aggiornate le versioni. Insomma, credo che questa sia una cosa che può essere fatta e può essere studiata. Ci va dietro ovviamente tutto uno studio importante su quelle che sono le singole patch o gli impatti degli upgrade delle piattaforme che vado a upgradare, appunto. L'anno scorso ci sono state delle problematiche perché per una singola patch si sono fermati degli impianti. Vanno fatti degli studi tra i vendor e gli utenti finali, vanno definite quelle che sono le priorità in base al settore di appartenenza, una patch o l'altra. Può risultare più o meno importante, e questo però è anche un dovere del vendor che deve andare a fare delle analisi supplementari. Standard, come detto, io ho citato il NIST precedentemente e la guida NIST 8002 perché in questo momento, secondo noi, è assolutamente il documento più affidabile. Perché, come vedete, tanti altri, anche ISO 99 piuttosto che alcuni altri documenti del NERC cominciano comunque ad avere una certa età. ISO 99 è stata rimarchiata IEC, però diciamo che la base sono comunque dei documenti che cominciano a essere un po' datati. Gli americani su questa cosa, devo dire, sono abbastanza avanti. All'interno del NIST lavorano anche tanti ex hacker piuttosto che agenti dell'FBI, insomma, persone particolarmente esperte che hanno vissuto le problematiche, diciamo, dal vivo. Quindi diciamo che questo è un po' il documento che noi andiamo ad indicare da tenere sott'occhio per il presente, ma anche per il futuro. Ecco, vediamo le fatte diverse. Quello che segnaliamo anche è che la cyber security è uno dei pilastri, secondo me dovrebbe essere il primo, però è stato inserito come ottavo nel piano Industry 4.0, piano che alla luce dei fatti, per quanto ne sappiamo noi, probabilmente non sarà rinnovato con questa dicitura per il 2019, che però prevede che fino alla fine, al 31-12-2018, possano essere fatti ordini che riguardano questo tipo di tecnologie, ordini che poi possono anche essere, si possono concludere, possono essere consegnati, sistemi implementati nel 2019. Lo segnaliamo perché, voglio dire, essendoci ancora 6 o 7 mesi di tempo, se qualcuno ha in programma di muoversi in ambito cyber security, probabilmente può utilizzare ancora questo genere di ammortamenti, iper e super ammortamenti. Quello che diciamo noi è non copriamoci di tecnologia a tutti i costi, sperando che semplicemente installando una moltitudine di apparecchiature o di piattaforme saremo protetti, però sappiamo che in determinati casi, ben impostata, la tecnologia ci può aiutare a rilevare delle problematiche che da soli non saremmo in grado di vedere. In questo caso, le macchine moderne che riconoscono la presenza dei visi, in questo caso ci rivelano che il nostro, cliente finale non è propriamente al sicuro, ma forse qualche pericolo lo sta correndo. Una piattaforma di anomaly detection, tradotta in un'immagine, possiamo dire che fa più o meno questa cosa qua. Questa è una slide che vi abbiamo mostrato precedentemente. Qua ho sottolineato le tre parole che Fabio mi ha chiesto di riportare per fare il suo collegamento con quella che è la parte di blockchain. Quindi io passo la parola a lui. Questi sono i miei riferimenti che comunque potete anche chiedere ad Assintel o posso trasmettervi tranquillamente anche alla fine di questa sessione. E adesso vi chiederei se avete qualche domanda, magari di appuntarvela perché passerei la parola a Fabio per la parte relativa a blockchain. Io adesso tolgo il microfono e la webcam. Buongiorno a tutti, ringrazio appunto Francesco. Adesso andiamo a vedere un po' più nel dettaglio questa parte relativa alla blockchain e come questa nuova tecnologia può essere di supporto alla sicurezza nell'ambito IoT.
Il modulo è diviso appunto in queste sezioni. Partiremo con una breve introduzione che farà un rimando in realtà a un webinar precedentemente fatto. Andremo poi a capire come Blockchain by Design già garantisce alcune delle proprietà più interessanti in questo momento, che appunto abbiamo visto anche prima. Vedremo poi dopo come smart contract e un utilizzo corretto dei token possono aiutare a velocizzare l'operatività e a ridurre l'intervento umano, e vedremo alla fine degli esempi di blockchain e IoT in un connubio appunto utile ad entrambe. Partiamo appunto da questa breve introduzione. Parliamo di blockchain, quindi un registro di informazioni condiviso e distribuito che gode di alcune proprietà, in particolare immutabilità, tracciabilità, consenso e resilienza. Con tracciabilità si intende la possibilità di risalire alla fonte di chi ha inserito i dati all'interno del sistema, resilienza ovviamente possibilità di resistere agli attacchi, ma non solo, anche resistere a possibili fault di una parte del sistema, quindi rimanere comunque un'infrastruttura attiva. E invece per quanto riguarda appunto il consenso, si intende una procedura interna al sistema che garantisca in maniera algoritmica e automatica un accordo tra i partecipanti della rete blockchain. Infine, con immutabilità, ovviamente si intende la proprietà cardine, se vogliamo, della blockchain, ovvero il fatto che i dati rimangono cristallizzati all'interno del sistema e non sono più modificabili. Quando si parla di blockchain, ovviamente è un termine molto generico, abbiamo un panorama molto ampio. Volendo caratterizzare questo panorama, si può partire da una divisione semplice. Da un lato abbiamo le blockchain di tipo permissionless, le classiche blockchain legate principalmente alle criptovalute, quindi Bitcoin, Ethereum e quant'altro, alle quali qualsiasi persona può accedere previa una specie, chiamiamola, di registrazione e può effettuare qualsiasi tipo di operazione permesso dal sistema. Per cui domani mattina uno qualsiasi di noi volesse entrare a far parte della rete Bitcoin potrebbe banalmente generare una copia di chiavi pubblica e privata, installare un wallet e entrare a far parte della rete con tutta l'operatività che la rete permette. Esiste un'altra tipologia di reti, invece, che è definita di tipo permissioned, nella quale l'ingresso alla rete stessa ha delle limitazioni. Viene gestito generalmente da un consorzio che garantisce l'accesso soltanto a membri noti, ai quali viene assegnato appunto un certificato, chiave pubblica e privata, e questo certificato viene collegato a un identificativo di un'azienda, di una persona. E anche l'operatività può essere limitata, nel senso che ci possono essere persone o device, comunque componenti della rete che possono effettuare solo alcune tipologie di operazione, ad esempio creare un blocco piuttosto che inserire un'informazione. Non è detto che ogni componente della rete possa fare tutto all'interno della rete. Questo è importante perché andiamo già a delineare una granularità maggiore nel termine di cosa si può fare e cosa no, e anche dal punto di vista della sicurezza, è sicuramente un passo avanti in certe infrastrutture critiche, ovviamente. Per maggiori dettagli, in una fase appunto di introduzione, vi consiglio di andare a rivedere il webinar che è stato fatto in aprile, trovate poi il link nelle slide. Andiamo adesso invece a vedere quali sono le proprietà cardine dal punto di vista della sicurezza della blockchain e come le garantisce appunto by design. Partiamo dall'analizzare un attimo qual è la struttura di un blocco all'interno della blockchain. Come sappiamo dal nome, blockchain, ovvero una catena di blocchi, i dati sono strutturati in questi blocchi legati gli uni agli altri attraverso un riferimento creato da un hash. Ogni blocco è formato appunto da un'intestazione e da una parte di dati. Nell'intestazione troviamo un riferimento ai dati che sono inseriti all'interno del blocco. Comunemente detti transazioni possono essere
spostamenti da un device a un altro, da una persona a un'altra, possono essere semplicemente l'inserimento dell'informazione all'interno della blockchain. Troviamo anche ovviamente un timestamp, quindi una data di creazione del blocco stesso. Come si diceva prima, l'hash di rimando al precedente blocco creato e una firma digitale che in qualche maniera sigilla l'header del blocco e che lo rende crittograficamente valido. Vediamo subito quindi che by design la blockchain garantisce da un lato, ovviamente alcune tipologie di blockchain più di altre, garantiscono da un lato il sapere chi ha inserito i dati o chi ha fatto delle operazioni e tramite appunto l'utilizzo di firme con chiave pubblica e privata anche la non ripetibilità dei dati inseriti, perché ovviamente se questa chiave pubblica o se questo identificativo è legato a un'azienda, una persona, non può dire di non essere stata lei ad aver inserito un certo tipo di dato all'interno della rete stessa. Un'altra cosa importante, che è una delle caratteristiche fondamentali che proprio viene gestita by design all'interno della blockchain, è quella dell'immutabilità del dato. L'immutabilità del dato viene gestita e si ottiene attraverso un connubio di più fattori. Da un lato, appunto, abbiamo il collegamento di cui abbiamo già parlato prima, ovvero all'avanzare del blocco c'è sempre un collegamento al blocco precedente. D'altro canto, abbiamo anche l'algoritmo di consenso di cui si parlava prima, ovvero questo insieme di procedimenti automatizzati, algoritmici, che garantiscono appunto che ci sia un accordo all'interno della rete in base a qual è lo stato reale del sistema e quali sono i dati reali e funzionali. Supponendo di andare, per esempio, a voler modificare un blocco, ad esempio in questo caso il primo blocco, il blocco 29, un malintenzionato o comunque un device difettoso, volendo non per forza ma malintenzionato, potrebbe modificarlo senza alcun problema e rigenerare la firma, però questa operazione di modifica inficerebbe i blocchi successivi che andrebbero a sua volta generati. Qui si crea il primo problema perché i blocchi successivi dovrebbero essere generati o con la stessa chiave, quindi dallo stesso utente. Oppure bisognerebbe sapere anche la chiave degli utenti che hanno generato i blocchi successivi, e questa è una prima problematica. La seconda, bisognerebbe poi raggiungere il consenso a livello algoritmico tra tutti i nodi presenti sui dati modificati. Per questo motivo, vista l'impossibilità di riuscire a effettuare tutta questa serie di operazioni, in più ci sono altre motivazioni che adesso non vado a eviscerare dal punto di vista anche matematico, delle probabilità che in queste cose che succedono, si può garantire appunto l'immutabilità dei dati inseriti all'interno della blockchain, che è una delle proprietà che ovviamente sono più apprezzate. Possiamo vedere come ad esempio anche nel caso della rete Bitcoin, sebbene sia una rete di tipo permissionless in cui tramite l'utilizzo di pseudonimi in realtà non sempre si riesca a risalire a chi, quasi mai, a chi ha effettuato effettivamente un'operazione, nel caso di pseudonimi noti, ci sia la possibilità di collegare un blocco o una transazione a chi effettivamente l'ha generata. In questo caso, vedete a metà tabella, quel riferimento mind by riporta appunto un collegamento diretto a chi ha effettuato l'operazione. Andiamo poi a vedere alcune delle caratteristiche avanzate che la blockchain può portare all'interno di un sistema, e che danno sicuramente un valore aggiunto dal punto di vista dell'automazione e dell'interfacciamento, anche appunto come diciamo, dal tema principale di oggi, con un sistema di tipo IoT o comunque con una rete di device IoT. Partiamo ad esempio dal concetto di smart contract, che purtroppo il nome è un po' fuorviante, non vuol dire per forza un contratto vero e proprio con valore legale, ma è più genericamente un programma che viene inserito all'interno della blockchain e che quindi è distribuito tra tutti i partecipanti della blockchain, che deve essere riprodotto in maniera deterministica, quindi dato un input deve esserci sempre lo stesso output all'interno di tutti i sistemi che ne compongono la rete. E questo tipo di programmabilità, che per chi è avvezzo, può essere vista come una stored procedure nei sistemi database relazionali, diciamo
dà la possibilità di inserire tutta una serie di funzionalità extra aggiuntive basate appunto sui dati o sulle operazioni che vengono eseguite sulla blockchain. Ad esempio, tramite uno smart contract potrebbe essere possibile, dato per esempio un device IoT che inserisce un dato, non so, su una temperatura piuttosto che qualche altro tipologia di dato, scatenare degli eventi, ad esempio una cella frigo la cui temperatura va oltre i limiti, piuttosto che una serie di altri casi, si possono scatenare degli eventi, possono essere richiamate altre procedure per effettuare delle altre operazioni in maniera del tutto automatica e senza l'intervento umano. La cosa importante in questo caso non è concentrarsi sull'operatività in sé, che può essere già adesso sicuramente replicata con altri sistemi che però sono centralizzati, non sempre facilmente tracciabili. Una delle problematiche che spesso ci troviamo ad affrontare è il cliente che ci chiede: ma se il mio amministratore di sistema cancella i log, se il mio amministratore di sistema fa un accesso, fa una serie di operatività che dopo non vengono tracciate o se venivano tracciate cancella le proprie tracce, come faccio poi io ad avere un'evidenza fattuale che è stato fatto questo tipo di operatività maligna, malevola, chiamiamola? Nel caso della blockchain tutto viene tracciato in maniera immutabile, per cui anche ad esempio il fatto che il sensore abbia rilevato un aumento di temperatura e l'aumento di temperatura abbia scatenato un'operazione è tracciato all'interno della blockchain. Se immaginiamo che questa temperatura era di una cella frigorifera e i prodotti all'interno erano soggetti alla catena del freddo, noi avremo una tracciabilità che ci dice che in un dato momento, per un certo periodo di tempo, i prodotti non erano più mantenuti a una temperatura regolare e consona. Quindi la parte fondamentale, appunto, in questo caso è da un lato sì l'automatismo che è importante, ma dall'altro anche il fatto che tutta questa operatività viene tracciata e condivisa tra gli attori della rete, che ovviamente vanno scelti appropriatamente. Un'altra cosa fondamentale e comunque di interessante utilizzo è la gestione di token all'interno della rete. Purtroppo molto spesso quando si parla di token viene alla mente l'utilizzo delle criptovalute o comunque dei gettoni di tipo speculativo, che sono sicuramente una parte di ciò che succede legato al mondo della blockchain, ma che nell'ambito professionale non sempre vengono utilizzati, anzi, quello che invece si intende in questi casi con token è semplicemente un gettone, un rappresentante di un valore, che può essere utilizzato in connubio con gli smart contract di cui prima per trasmettere valore tra i vari utenti della rete, per generare valore e per automatizzare tutta una serie di funzionalità che se no sarebbero delegate a un utilizzo misto tra macchina e uomo. Vedremo dopo un esempio di questo utilizzo di token. Adesso appunto andiamo a vedere quelli che possono essere degli esempi di blockchain e device IoT. In particolare ne ho voluto evidenziare quattro. Due su cui scorrerò molto velocemente riguardano comunque l'ambito insurance automotive, nei quali da un lato abbiamo, come si parlava prima, appunto, macchine sempre più intelligenti, interconnesse, che vanno a comunicare all'interno della rete, per esempio, il loro chilometraggio, oppure ad esempio che possono essere affittate sia a lungo termine che a breve termine in maniera del tutto automatizzata senza la necessità di un intervento umano, un po' come capita in questo momento per le Car2Go, comunque tutti quei sistemi in cui ci daranno la possibilità di affittare macchine per breve anche termine. D'altro canto, appunto, abbiamo nell'ambito insurance una voglia di creare pacchetti sempre più personalizzati in base alla tipologia dell'utente. Da qui la necessità di installare dei dispositivi tipo black box in cui vengono tracciati i dati di utilizzo e lo stile di guida dell'autista e che comunicano all'interno della blockchain i dati ottenuti. Scatenando in automatico tutta una serie di contratti automatizzati, ad esempio in caso di incidente, in caso di superamento di
certe soglie piuttosto che l'aumento automatico del premio assicurativo se ci sono delle particolari casistiche. Infine, due esempi che trovo in realtà molto più interessanti anche visto la tematica di oggi. Da un lato abbiamo il tema dell'energia, un tema ovviamente molto importante. Parlavamo prima di token, ci sono delle sperimentazioni adesso in atto addirittura degli interi quartieri che producono energia tramite pannelli fotovoltaici, gli viene riconosciuto un emolumento dal punto di vista di un token che dopo possono riutilizzare, ad esempio, per pagare invece la parte di energia che viene consumata durante i periodi in cui il sole non c'è e magari non si ha un sistema di batterie di accumulo a portata di mano. Quindi in questo caso una produzione, scambio e utilizzo di energia quasi automatizzato e totalmente trasparente rispetto all'utente e rispetto al gestore della rete. Dobbiamo anche ricordarci che già adesso i contatori elettrici di nuova generazione in qualche modo comunicano all'interno di una rete, scambiano informazioni, non sempre però queste informazioni sono fruibili all'utente. Spesso non vengono magari tracciate come invece l'utente potrebbe aspettarsi o comunque vorrebbe magari accedere a questi dati. In ultima analisi, invece, il caso della supply chain, che è un ambito molto vasto, è il secondo ambito in assoluto per numero di progetti blockchain attualmente attivi, sia in fase di studio che in fase di implementazione o addirittura in fase di test finale collaudo. Come primo ambito c'è solamente la parte relativa appunto al fintech e in questo caso abbiamo una tracciabilità completa della vita di un prodotto, ma possiamo spingerci oltre andando ad esempio a effettuare una produzione on demand in base all'utilizzo o in base appunto al riordino automatico, tutto questo garantendo filiere anche molto lunghe. Di attori che sono molto spesso, magari poi in altri tavoli competitor oppure che comunque non fanno parte della stessa azienda, ed è per questo appunto che in questo momento questa tipologia di progetti sta avendo molto successo. Io vi ringrazio, qui trovate i miei riferimenti, come diceva Francesco, ovviamente potete poi chiedere eventualmente ad Assintel. Qualsiasi domanda vedremo di rispondere adesso, o se no eventualmente se vedo che necessita di una risposta un po' più corposa, vi risponderò poi via email. Vi ringrazio. Ok, allora io riprendo la linea. E sì, in realtà Fabio mi diceva che risponderemo via email per le domande più corpose. Temo dovrà essere, sarà necessario farlo per tutte perché il tempo a nostra disposizione è scaduto. Ad ogni caso, in ogni modo vi ricordo che le slide vi verranno spedite, quindi a chi ha partecipato oggi al webinar verranno spedite le slide. Dopodiché il webinar resterà disponibile a breve, giusto il tempo di caricarlo, sarà disponibile per un paio di mesi solo per i soci Assintel, dopodiché verrà invece reso pubblico per tutti quanti. Però ricevete le slide tranquillamente in posta se avete partecipato, quindi poi i riferimenti miei e di Fabio li trovate tranquillamente. Se avete bisogno di qualche domanda, dovrete farla lì perché il nostro tempo a disposizione, come detto, purtroppo è scaduto. Quindi io vi ringrazio, ringrazio anche Fabio e Assintel per la disponibilità che ci è stato dato e ovviamente tutti voi per l'attenzione che ci avete dedicato. Grazie a tutti. Grazie mille.